Buongiorno a tutti cari amici e benvenuti in questo nuovo video. Siamo alla quinta puntata per quanto riguarda gli stadi del calcio. Infatti ci tengo a ricordare finora le puntate fatte: Juventus prima puntata, Real Madrid seconda puntata, Atalanta terza puntata, gli stadi senza una squadra, quindi tutti gli stadi dove giocano le nazionali ma non hanno un club che gioca dentro. E adesso torniamo in Italia per questa quinta puntata per parlare di una delle squadre più vincenti della storia del calcio italiano, quindi parliamo del AC Milan. Milan, sappiamo tutti la storia del Milan, squadra sicuramente una delle più importanti d'Italia e del mondo, sette coppe, se lo ripetono in continuazione, e va riconosciuto comunque il fatto di aver sempre vinto, aver vinto tanto in Europa e nel mondo. E cominciamo con questo video. Il Milan, il primo stadio in cui ha giocato il Milan è il Campo Trotter o Stadio Trotter, a seconda della fonte. Il Milan ci ha giocato dal 1900 al 1902. Premetto che il Milan ha giocato fino al 14 in tutti in campi letteralmente, cioè non in stadi grandi, in semplici campi. È un po' quello che la Juve fece con Parco del Valentino, Piazza d'Armi, eccetera. Il Milan lo fece in questi tre campi che adesso andrò a elencare. Prendiamolo una volta. Il Campo Trotter è stata la prima vera casa del Milan, dove il Milan ha giocato diverse partite. La Juve non ha mai giocato in questo stadio partite ufficiali, infatti è solo segnata una amichevole Milan-Juve 0-1, non si sa chi ha segnato perché non è riportato, però partita giocata nel 1901 appunto al Campo Trotter, Juventus vincente 1-0, è l'unica partita che la Juve ha vinto lì che sono riuscito a ritrovare. Successivamente il Milan gioca fino al 1905 al campo Acquabella. Qui invece abbiamo già una partita ufficiale, finisce 2-0 per la Juve, Milan-Juve 0-2 con le reti di Forlano e Malvano. In questo stadio già il Milan era già più consolidato rispetto al Campo Trotter, anche se il Campo Trotter, per chi parla del Milan, per chi parla della storia del Milan, dice che è stato uno dei più importanti, proprio è stato il primo, ed era anche abbastanza carino come stadio. Sorge adesso dove non c'è più questo campo, perché dove c'era questo campo adesso c'è la stazione centrale di Milano, quindi una zona abbastanza centrale anche della città. Il campo Acquabella. Il Milan già cominciava ad avere una base di tifoseria maggiore, quindi cominciava a crescere, tant'è che nel 1906 fino al 1914 si trasferisce in via Monforte, in Porta Monforte, a Milano, dove c'era appunto il campo Milan. Abbiamo parlato del campo Juventus di Corso Marsiglia. Allora si usava tanto usare il campo con il nome della società, quindi campo Milan, campo Juventus. Ci sarà anche campo Torino, ne parleremo appunto quando si parlerà del Torino. Però, insomma, diciamo che il campo Milan di Porta Monforte è stato la casa del Milan dal 1909 al 1914. E la Juventus ci giocò a diverse partite di campionato. La prima vittoria fu subito, direttamente nel 1907, col gol di Borel, Milan-Juve 0-1 Borel, verso il finale di questa chiusura, diciamo, di questo stadio, la Juve vinse 1-0 con Borel nel 1914. Veniamo invece adesso, sei prima ho detto 1907, in realtà era 1914, che. Veniamo invece adesso, dunque, il Milan cresce come blasone, come tifoseria, insomma, aumenta ovviamente il numero di tifosi, tant'è che è costretta a emigrare in uno stadio che poteva contenere più persone. Uno dei più capienti di quel periodo lì fu il Velodromo Sempione. Velodromo Sempione, stadio ovviamente un velodromo, quindi più che altro fatto per il ciclismo, ma già allora tanti velodromi avevano il campo da calcio, anche a Torino fu così. Il Milan giocò al Velodromo Sempione dal 1914 fino all'inizio del 1919. E non ci sono partite ufficiali in cui la Juventus abbia vinto lì, c'è un'amichevole che però è decisa da Mattea, Milan-Juve 0-1 Mattea. Questa è la prima partita e l'unica vinta la Juventus al Velodromo Sempione. Ripeto, un'amichevole, non una partita ufficiale. 1919, tutto l'anno,
Prima di trasferirsi in un altro campo che poi citeremo, il Milan va a giocare a campo Pirelli. Pirelli era il proprietario del Milan, quindi questo campo era suo personale e portò il Milan a giocare lì. Anche qui non ci sono partite ufficiali, solo un amichevole. Il Milan-Juve finita 2-0 con la doppietta di Gallina. Dal 1920 al 1926 il Milan va in campo Viale Lombardia, già una struttura più ampia, con più posti, più pratica anche per il calcio. Il Milan ci rimane un po', perché comunque ci rimane 6 anni, dal 20 al 26, e la Juventus vince lì 1-3 con le reti di Gallo e la doppietta, cioè la doppietta di Gallo e il gol di Marchi. Marchi, curiosità, a cui verrà poi intitolato uno dei campi di allenamento della Juventus vicino all'ex comunale, quindi il campo Combi e il campo Marchi. Nel 1926 Pirelli decide di dare una svolta che conosciamo benissimo. Infatti nel 1926 viene inaugurato San Siro. Vicino all'ippodromo e tutto, lo stadio già non ampio come adesso, ma bello ampio, insomma, una bella visuale, cioè un bello stadio, conteneva già diverse persone, chiaramente non come adesso. Però i suoi 10.000 posti, i suoi 5, 6.000, poi 10.000 posti li teneva, insomma è andato a crescere. E la Juventus vinse la prima partita, tra l'altro giocata a San Siro col Milan, 2-0 a tavolino però. La partita nei 90 minuti stava finendo con la Juventus in vantaggio per 3-0, ma poi un'invasione di campo dei tifosi del Milan ha dato via al giudice sportivo di dare il 2-0 della Juve a tavolino. Questo è però. Il Milan si rimase a San Siro per molti anni, però dal 41 al 47 usò come terreno di casa non più San Siro, ma l'Arena Civica. L'Arena Civica che è stata per anni invece la casa dell'Inter. L'Arena Civica è stadio comunale, e allora molto bello, adesso purtroppo è un po' lasciato andare. C'è ancora l'Arena Civica, per chi è di Milano vuole passare, io credo che valga la pena vederla, anche per la storia di questo campo, che è molto sottovalutato e secondo me si poteva mettere a posto per altri eventi. Purtroppo è un po' in uno stato non proprio positivo. La Juve col Milan nell'Arena Civica non è che ha giocato tantissime partite, anche perché c'era la guerra di mezzo, quindi non è che il Milan ha giocato chissà quanto tempo. Sono 6 anni, dal 41 al 47, che il Milan ha usato l'Arena Civica, ma è stata usata proprio, come posso dire, in maniera saltuaria, perché purtroppo la guerra aveva fatto giocare poche partite a tutti. Fatto sta che nel 45, proprio in piena guerra, la Juve vince lì 4-1 con le reti di Lushta, scusate la pronuncia, la rete di Rava, la rete di Dal Conso e la rete su rigore di Sentimenti, quinto, non quarto, questo quinto, il fratello di Sentimenti, quarto. Nel 1947 fino al 1980 il Milan si trasferisce di nuovo a San Siro e poi di fatto non lascia più lo stadio. Perché dico fino al 1980? Semplice, quando abbiamo aperto la rubrica avete capito come ragionavo, è una rubrica statistica e quindi l'Allianz Stadium è diverso dallo Juventus Stadium, il Comunale è diverso dal Benito Mussolini e quindi San Siro è diverso da Giuseppe Meazza. Quindi nel 1980 il Comune decide di dare il nome allo stadio a Giuseppe Meazza, stadio che ancora era su due anelli, poi viene fatto il terzo anello nel 1990, proprio pre-mondiale. Infatti l'inaugurazione del terzo anello fu la finale di Coppa Italia vinta dalla Juve col gol di Galia, ma la prima partita vinta dalla Juve al Giuseppe Meazza fu la prima partita giocata contro il Milan lì. Quindi Milan-Juve 0-1 con la rete di Virdis. Curiosità enorme, Virdis, allora bianconero, poi vinse tutto col Milan di sacchi, insomma, perché vinse tutto e tra l'altro giocatore che nella Juve non ha dato quello che avrebbe secondo me potuto dare, ma era uno di quei giocatori che la differenza la faceva, e come Pietro Paolo Virdis. Ragazzi, io chiudo qua anche questo video, ovviamente vi chiedo gentilmente di mettere un like, di iscrivervi al canale, mi raccomando, bisogna crescere, sfruttiamo YouTube per crescere un po', tanto vedete che sto spingendo tanti video, praticamente uno al giorno ci stiamo dando dentro, anche perché siamo forzatamente a casa, quindi non possiamo fare altro. E
Vi invito anche, e questa è una richiesta che vi faccio, di chiedermi, di chiedetemi anche se volete la storia di qualche squadra, di qualche stadio, come quelli che sto facendo. Quindi, che ne so, volete che parli del Manchester, che ne so, Manchester United, scrivete sotto Manchester United. Vi chiedo di darmi dei consigli su come portare avanti questa rubrica. Io qualche nome ce l'ho. Infatti, io credo che la prossima sarà una squadra straniera, devo ancora decidere quale, ma un'idea ce l'ho. La prossima italiana credo che sarà il Torino, poi ci sarà un'altra straniera e poi l'Inter. Questo credo che. E poi dovrò toccare anche l'ambito Roma, Roma e Lazio, che non è così scontato. Però datemi dei consigli, che più consigli ho, più video possiamo buttarci dentro, insomma. Quindi, ragazzi, a me non resta che salutarvi. Nella playlist trovate anche gli altri episodi degli Stadi del Calcio, quindi potete andare tranquillamente a curiosare. Ovviamente domani invece un altro video sulla Jersey History, quindi sulle magliette, la storia delle magliette da calcio, insomma, della Juventus. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi del canale. Ciao a tutti.